Ben ritrovati amici, siamo giunti all'ottava e ultima puntata di questa terza stagione di Ecofuturo, il programma che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per tutti. Oggi parleremo di imprese etiche ed economia circolare, due prospettive che ci stanno molto a cuore perché non riusciamo proprio a immaginare come si possano scindere sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Ci introduce a questo tema l'amico Jacopo Fo, cofondatore di Ecofuturo, con una riflessione sugli innumerevoli vantaggi che comporta l'etica d'impresa. Ma cos'è l'etica? Che non c'entra niente con l'etichetta. L'etica vuol dire la morale, il come ti comporti. Tu puoi produrre pessime sardine in scatola, picchiando i pesci e facendoli soffrire di più del necessario, picchiando i pescatori che vanno a pescare le sardine, picchiando quelli che imbarattano le sardine, non pagandoli, pagandoli una miseria, sputandogli in faccia, e poi puoi buttare tutto quello che produci che non ti serve da vendere, lo butti nei fiumi, lo butti nel mare, ma uno schifo! E questa non è un'impresa etica. Un'impresa etica è un'impresa che ha non solo l'obiettivo di fare dei bei soldi, ma anche quello di farli in un certo modo, pagando il giusto i dipendenti, senza inquinare mari, monti e prati, creando un sistema intorno all'azienda che valorizza la situazione intorno al territorio, cioè mettendo una parte dei tuoi guadagni per lo sviluppo delle scuole, dei centri culturali, delle attività con i lavoratori che lavorano con te. Questa cosa è possibile? Sì, alcune delle aziende di maggior successo nel mondo sono aziende etiche, sono aziende che si occupano di migliorare la situazione laddove prendono le materie prime, laddove producono. E attenzione, questo meccanismo si è scoperto che conviene alle aziende. Perché? Perché se tu lavori in un'azienda che investe anche sul tuo territorio, aziende ad esempio che poi mettono a disposizione dei lavoratori la possibilità di avere un orto dentro la fabbrica o di avere una palestra per fare ginnastica dopo il lavoro o prima del lavoro, addirittura ci sono le aziende giapponesi, anche quelle in Europa, che pagano i dipendenti anche per fare un quarto d'ora di ginnastica arrivati al lavoro e per riposare dopo il pranzo di mezzogiorno per 20 minuti pagati. Cioè loro pagano 15 minuti e 20 minuti, cioè 35 minuti al giorno, per fare quello che vuoi. La gente è più soddisfatta, lavora meglio, c'è una maggiore produttività. L'azienda etica conviene agli imprenditori, ai lavoratori e a chi vive intorno ai luoghi dove si produce. Viva l'azienda etica. Quando parliamo di imprese etiche, spesso pensiamo a piccole realtà virtuose. Ebbene, non è sempre così, ci sono anche realtà importanti che stanno crescendo rapidamente. È il caso di Jonix, impresa veneta, che ha saputo distinguersi per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l'attenzione dimostrata in termini di responsabilità sociale d'impresa, e che da poco è arrivata anche a quotarsi in borsa. Siamo andati all'Open Day che ha realizzato nella sua nuova sede, seguito poi dal Clean Up Day che ha promosso a Venezia in occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente. Jonix nasce nel 2013 dall'unione tra un'esigenza di un gruppo industriale attivo nell'area della climatizzazione dell'aria e la competenza di un laboratorio di ricerche chimiche e scientifiche di Pisa, il laboratorio ARCA, che ha portato una competenza scientifica ad un'esigenza industriale. Abbiamo applicato e declinato la tecnologia del plasma freddo nello sviluppare una serie di apparecchiature che si prefiggono di abbattere cariche virali e batteriche all'interno dell'aria che respiriamo e migliorare quindi l'indoor air quality in generale e la sicurezza degli ambienti in cui noi trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Oggi inauguriamo la nuova sede e siamo tutti determinati a proseguire nella strada dello sviluppo della nostra impresa. Jonix è nata nel 2013 sulla tecnologia non thermal plasma. La tecnologia non thermal plasma è una specie di ionizzazione evoluta che produce specie ossidanti che si possono liberare nell'aria e hanno un effetto di degradazione su tutti gli organismi batterici e virali e sulle sostanze chimiche.
La tecnologia NTP è stata studiata e viene studiata tutti i giorni dal Jonix Lab, che è il centro di ricerca Jonix, che ha due sedi, una a San Pietro Viminario in Veneto e una a Pisa in Toscana, dove vengono condotte sperimentazioni sulla efficacia della tecnologia di tutti i dispositivi Jonix. Solco è una cooperativa sociale di tipo B che si occupa di inserimento e formazione al lavoro di persone che hanno un disagio mentale e ha sede a Treviso. Per Jonix produce dei componenti del Cube sanificatore d'aria. Dal 2014 è nata questa collaborazione proficua sia dal punto di vista produttivo che sociale. Presso le nostre strutture stiamo testando la tecnologia Jonix nella produzione di specie orticole e floricole in fuorisuolo, un ambito estremamente innovativo e estremamente diffuso e dal crescente interesse applicativo che consente di sfruttare appieno quello che è il potere, diciamo, sanitizzante anche nell'ambito della coltivazione in fuorisuolo per sanitizzare la soluzione nutritiva e migliorare quelle che sono le performance di accrescimento delle specie coltivate. 5 giugno 2021, giornata mondiale dell'ambiente, anche quest'anno Jonix sostiene Plastic Free Venice Lagoon, l'associazione che contribuisce alla raccolta di plastica all'interno della Laguna Veneta. Noi per la quarta edizione diamo il nostro sostegno raccogliendo sia in acqua lungo i canali per mezzo di barchette elettriche sia lungo i viali e le calli. È un progetto al quale teniamo molto, aiuta a proteggere la nostra meravigliosa città, monitoriamo anche e quindi forniamo informazioni utili alla raccolta rifiuti e alla città per capire dove si trova maggiormente il rifiuto plastico e dove c'è bisogno quindi di intervenire maggiormente. E ora l'amico Maurizio Melis, conduttore radiofonico che noi abbiamo anche premiato lo scorso anno al Festival Ecofuturo, ci parla di agricoltura senza aratro, una rivoluzione necessaria per stoccare il carbonio nel suolo e contrastare il cambiamento climatico. Quante volte abbiamo sentito dire che l'agricoltura è un problema in termini di emissioni climalteranti? Le stime variano, ma insomma dire che più o meno un 30% delle emissioni di CO2 siano legate all'agricoltura è una stima, diciamo, è un valore abbastanza condiviso e accettato. Dunque l'agricoltura è un problema? Certo, l'agricoltura è intensiva, che non bada a quanta energia consuma, a quanta acqua consuma, a quanti agrofarmaci sparge sul terreno, a quanti fertilizzanti sparge sul terreno. Quella lì è decisamente un problema. Ma l'agricoltura può invece diventare parte della soluzione al problema ambientale. Ci sono tante cose che l'agricoltura può fare per ridurre il proprio impatto e per contribuire alla sfida. Una la conosciamo bene, l'Italia è uno dei paesi con più impianti a biometano, per esempio. Col biometano è prezioso non solo perché consente di trasformare degli scarti agricoli in metano bio, quindi un metano di origine rinnovabile che possiamo poi utilizzare in tanti modi, ma perché questo processo, la fermentazione anaerobica che serve a produrre il biometano, lascia anche un residuo solido che è un ottimo fertilizzante ed è in grado così di digerire, infatti si parla proprio di digestione anaerobica, di digerire anche tutti gli scarti dell'industria e dell'allevamento, quindi risolve tanti problemi contemporaneamente, produce energia ma riduce anche il fabbisogno di fertilizzanti e quindi insomma fa veramente bene all'ambiente. Ma c'è ancora un altro aspetto che di solito non consideriamo. Una buona agricoltura, in particolare se si adottano delle tecniche agricole che non arano il terreno, è in grado di stoccare carbonio nel suolo. Ci sono tanti modi di farlo. Se per esempio appunto non si ara il terreno, le piante che anno dopo anno vengono coltivate lasciano perlomeno le proprie radici nel terreno e queste di che cosa sono fatte se non dello stesso carbonio che proviene dall'atmosfera. Si possono anche applicare insomma tecnologie più spinte come il cosiddetto biochar. Si prende della biomassa, si fa una cosa chiamata pirolisi, che è una specie di combustione senza ossigeno, quello che resta di fatto è della carbonella, ma molto stabile, che se mettete nel terreno, oltre a migliorare il terreno, stocca questo carbonio per un lungo periodo di tempo. Insomma, agricoltura sì, agricoltura però del tipo giusto, è una delle sfide che ci aspetta, essendo noi italiani ed essendo quindi un po' leader anche nel mondo in questo campo, quello dell'alimentazione. E ora un bel servizio della nostra Elena Pagliai, che è andata alle giornate del biogas fatto bene organizzate dal CIB,
Consorzio Italiano Biogas, per mostrare in campo le azioni di Farming for Future. In particolare, Lorella Rossi, responsabile area tecnica del CIB, ci mostra come fare economia circolare utilizzando macchine agricole in grado di distribuire il digestato ottenuto dagli scarti agricoli nel terreno per renderlo più fertile ed eliminare arato e pesticidi chimici. Eccoci davanti a un sistema innovativo per la distribuzione in campo del digestato. Perché è un sistema innovativo? Con questa macchina riusciamo a distribuire il digestato interrandolo immediatamente all'atto della distribuzione. E già questo è un ottimo modo per minimizzare, anzi oserei dire praticamente azzerare, le emissioni di ammoniaca, perché i nostri digestati sono ben dotati di azoto e di azoto ammoniacale, ma dobbiamo anche preoccuparci di tenerci stretto questo azoto ammoniacale, perché è preziosissimo poi come fertilizzanti per far crescere le coltivazioni. Con questa attrezzatura cosa riusciamo a fare in particolare? Intanto riusciamo a distribuire il digestato che esce in modo uniforme in tutti i punti in cui avviene l'interramento. Quindi c'è una distribuzione assolutamente calibrata e omogenea sia in larghezza che in lunghezza. Infatti, ogni organo distributore cosa fa? Con un disco taglia il suolo, abbiamo poi una piccola ancora che va a qualche centimetro di profondità, a cui è collegato un tubo che distribuisce appunto la quantità di digestato. Gli ultimi organi che ci sono in coda ricoprono il solco. In questo modo ho una distribuzione omogenea del digestato su tutto il terreno e ho praticamente risolto il problema delle emissioni di ammoniaca, che ricordiamoci che non è un gas serra, è un gas però, l'azoto ammoniacale fortemente volatile, che è ritenuto corresponsabile della qualità dell'aria, e quindi questi sistemi innovativi sono assolutamente molto importanti. Tanto che, ad esempio, in alcune regioni sono ammessi anche quando i sistemi convenzionali sono proibiti in funzione delle condizioni climatiche. D'accordo? In questo modo riusciamo a valorizzare tutto il potere fertilizzante che il digestato contiene. Rispetto ad altre pratiche più note, quali l'interramento dei residui colturali, ha il grande pregio il digestato di non causare la fame d'azoto, ad esempio, perché nel momento in cui interro i residui colturali, che hanno un rapporto carbonio-azoto più alto, può verificarsi la cosiddetta fame d'azoto, perché la flora microbica presente nel terreno inizia a svilupparsi molto velocemente perché ha carbonio, quindi ha il proprio combustibile, ma nello stesso momento ha bisogno anche di azoto, quindi rischia di sottrarre azoto alle coltivazioni. Non a caso, anche quando si fa l'interramento dei residui colturali, spesso la soluzione ottimale qual è? Integrare l'interramento dei residui colturali con una distribuzione di effluenti zootecnici, perché portano appunto azoto. Quindi, a differenza di quello che può essere l'agricoltura conservativa o biologica di base, che fa una coltura di copertura invernale per poi interrarla proprio per preoccuparsi del suolo, con lo sviluppo del biogas e del biometano la proposta qual è? Tenere il terreno coperto tutto l'anno con una coltura invernale di copertura, da poi mandare alla produzione di biogas, ma del terreno ci preoccupiamo comunque assolutamente, perché riportiamo al terreno il digestato, risultato il sottoprodotto della produzione di biogas. Un esempio di assoluta economia circolare vera. L'ecofuturo è possibile. L'ecofuturo è conveniente. L'ecofuturo è rinnovabile.
Divertente. Interessante. Aggiornato. Perché la Terra è tonda. E ha bisogno dell'economia circolare. A proposito di etica, una delle eccellenze assolute fra le imprese italiane è sicuramente Dorica. Siamo andati a trovare a domicilio i suoi titolari, i coniugi Zonta, grandi amici di Ecofuturo, che la sostenibilità la praticano con grande coerenza anche nella propria abitazione. Come potete vedere, questo è l'ingresso della casa nostra. Di fianco, sulla mia destra, c'è la certificazione di Casa Clima. Questa costruzione in bioedilizia è stata eseguita dalla Rubner di Bolzano ed è tra le prime costruzioni con queste caratteristiche. È stata veramente una grande sfida perché noi l'abbiamo progettata ancora nel 2009 e siamo entrati qui e abitiamo qui dal 2011. Adesso ci avviciniamo al giardino e vogliamo farvi vedere quali sono le energie alternative che sono state applicate appunto ancora nel 2009-2011. Come abbiamo potuto vedere poco fa, questa casa è in classe A, i muri sono in legno naturalmente, sono coibentati con la canapa e esternamente alle pareti ci sono 10 cm di sughero. Tutta la casa è alimentata da energie rinnovabili, abbiamo il riscaldamento, il condizionamento a pavimento, abbiamo la VMC, quindi la ventilazione meccanica controllata e tutto questo è mosso da una pompa di calore. La pompa di calore è collegata a 4 sonde geotermiche profonde circa 127 metri che scendono nel sottosuolo e utilizzano naturalmente lo scambio termico. Oltretutto questa casa, quando l'abbiamo costruita, abbiamo pensato, avendo un grande giardino, di utilizzare il più possibile l'acqua piovana, tant'è che tutte le pavimentazioni che vediamo anche esternamente sono convogliate su delle vasche, abbiamo circa 70 metri cubi di vasche naturalmente interrate, oltre ai 4 pozzi geotermici abbiamo fatto un quinto, sempre la stessa profondità, per cui quando non abbiamo più acqua piovana utilizziamo l'acqua del pozzo. Qui abbiamo anche i pannelli fotovoltaici che sfruttano un po' la pendenza del terreno, qui appunto siamo in collina, naturalmente servono per alimentare la nostra centrale e lì in fondo potete vedere anche pannelli solari per riscaldare l'acqua sanitaria durante il giorno. Questa è un'altra parte del giardino che sfrutta naturalmente la pendenza. Allora, questa è una vasca all'interno del quale ci vivono le carpe koi e questa acqua è acqua sempre piovana o di pozzo. Diciamo che abbiamo un motore che fa sì che per vincere il dislivello porti l'acqua nella parte superiore, il dislivello è circa di 2,5 metri. Naturalmente utilizziamo la fitodepurazione, quindi sia piante acquatiche che nella parte della sorgente, diciamo la parte alta, vari strati di roccia che fanno sì che l'acqua rimanga pulita e esente da alghe. E ora l'amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, direttore di Qualenergia e caporedattore della nostra rivista L'Ecofuturo Magazine, ci parla di economia circolare nell'abitare. Le nostre case sono una vera e propria miniera. Con gli oggetti che troppo spesso sono dimenticati in un angolo, possiamo fare del bene all'ambiente e al portafoglio. E come possiamo fare? Dobbiamo imparare qual è il vero valore degli oggetti. E per imparare ciò, dobbiamo vedere come si rapportano i bambini con gli oggetti. Per i bambini, il valore di un oggetto
non è quello monetario o ancora peggio quello di uno status symbol, ma il valore delle cose per loro è quello della relazione. Una barca fatta dal papà con il cartone del latte oppure uno scudo da supereroe fatto con un vecchio coperchio d'alluminio assume un valore per i bambini perché è legato alla figura del papà o della mamma. Realizzare o riparare un oggetto significa in realtà farlo profondamente proprio, renderlo unico, praticamente ineguagliabile. Significa assegnargli un valore specifico rispetto alla propria esistenza. E questo è un fatto che i bambini hanno estremamente chiaro e che noi dobbiamo riprendere all'interno della nostra vita quotidiana. Riparare, modificare, riusare gli oggetti che abbiamo in casa significa dargli quest'altro valore, significa renderli più resistenti, più durabili nel tempo, significa che ci si affeziona agli oggetti. Per questo è così importante applicare i principi dell'economia circolare anche all'interno della propria abitazione. Scegliere degli imballaggi di vetro perché possono essere riutilizzati magari per metterci dentro le viti, oppure degli imballaggi di plastica perché poi possono essere riutilizzati per metterci i giocattoli dei nostri bimbi, oppure ancora degli imballaggi in cartone perché possono essere riutilizzati nei nostri armadi per mettere a posto i vestiti. E poi gli oggetti tecnologici. Agli oggetti tecnologici in realtà è sufficiente un filo di manutenzione in più per durare anni e anni. E quando poi li considerate obsoleti, esistono sempre delle soluzioni alternative al cassonetto, quali i mercatini dell'usato oppure il regalarli a qualcuno che ne ha bisogno. Soprattutto però non scordatevi che l'efficienza energetica nelle nostre abitazioni è un pezzo importante, importantissimo dell'economia circolare. Semplicemente adottando qualche comportamento virtuoso potete risparmiare il 10% sulla bolletta energetica che in questi giorni aumenta e anche parecchio. Se poi vi applicate e utilizzate il super bonus 110%, il risparmio sulla bolletta energetica può arrivare fino al 70%, e questo per sempre. Un'azione che fa del bene al pianeta, ma anche al vostro portafoglio. Vediamo adesso un servizio che ci spiega la rivoluzione delle pompe di calore ad alta temperatura ideate da Theon, mostrandoci gli incredibili vantaggi della loro applicazione nei condomini. Il 110% è una rivoluzione unica in questo paese che è iniziata ormai da alcuni mesi e consente a consumatori finali, proprietari di singole unità immobiliari, ma in particolare chi vive all'interno dei condomini, di ottenere dei grandi benefici ambientali ed economici, ma anche di incremento del valore dell'immobile. E tutto questo viene fatto a costo zero. Il suggerimento che do di solito nella scelta dell'intervento o degli interventi che debbono essere effettuati è quello che sintetizzo in una frase: siate tutti ambiziosi. Non è sufficiente, per esempio, limitarsi alle due classi energetiche, ma dobbiamo ambire a migliorare la qualità, la classe energetica dell'edificio di 3, 4 o 5 livelli, e l'intervento che si farà durerà per i prossimi 20-25 anni, quindi dobbiamo essere anche ambiziosi sotto il profilo ambientale, il che vuol dire individuare quelle soluzioni che possono abbattere completamente le emissioni in atmosfera. Ultimo, ma non meno importante, bisogna essere ambiziosi anche nel contenere la spesa energetica dopo che l'intervento è stato fatto, e quindi ogni euro in più risparmiato è un euro moltiplicato per i prossimi 20-25 anni che vi ritroverete per utilizzare per qualunque altra cosa. La tecnologia che consente di massimizzare questi risultati è la pompa di calore in applicazione geotermica. La pompa di calore è una macchina che è molto, ma molto più efficiente rispetto alle tradizionali caldaie. È molto più efficiente perché usa per 4/5 del fabbisogno energetico di quell'edificio un calore gratuito che sta all'interno del suolo, nel sottosuolo, acqua di falda o terreno, grazie appunto alla soluzione geotermica.
Questa tecnologia ormai è ampiamente diffusa in tutto il nuovo edificato, i nuovi edifici, le grandi ristrutturazioni. Non lo era fino ad oggi negli edifici esistenti, in particolare quelli con radiatori, per un limite che la pompa di calore aveva, cioè non riusciva a produrre calore a temperature compatibili con i radiatori. Bene, quello che noi abbiamo fatto in questi anni è investire in ricerca e sviluppo per permettere a tutti i consumatori finalmente di poter beneficiare di questa tecnologia. Quindi oggi anche gli edifici esistenti, dotati di radiatori, possono sostituire le vecchie caldaie, anche nuove, possono sostituire le caldaie che inquinano, utilizzando una pompa di calore che utilizzerà prevalentemente calore gratuito dalla natura per riscaldare i vostri edifici. Dietro di me c'è una macchina tipica che può riscaldare un edificio, un condominio da 25-30 fino a 45-50 unità abitative. L'intervento non è invasivo, è una cosa molto semplice, si sostituisce la vecchia caldaia e al posto della vecchia caldaia si mette questa macchina che è dietro le mie spalle. Nessun intervento all'interno delle unità immobiliari, nel momento in cui questa macchina comincerà a funzionare, la bolletta energetica sarà la metà, forse più della metà, di risparmio rispetto a quello che oggi ciascuno di voi sta pagando. Un condominio da 30 unità abitative, se pagava 30.000 euro all'anno, ne pagherà 15.000. Questo è il grande vantaggio della tecnologia. Milioni di giovanissimi stanno chiedendo un cambiamento per rimettere il clima in equilibrio. Ecofuturo Festival propone le soluzioni della speranza, perché nessuno possa dire che non si può fare. E adesso Fabio Roggelani, cofondatore di Ecofuturo ed esperto di ecotecnologie, ci spiegherà la circolarità delle energie rinnovabili. Non abbiamo nessuna intenzione di spiegarvi perché non bisogna buttare le carte dal finestrino, le cicche in terra o differenziare i rifiuti. Fa parte ormai dell'educazione base di ogni essere umano che viva sul pianeta. Quello che vi vogliamo spiegare invece è che il trionfo dell'economia circolare sono le energie rinnovabili, la parola stessa lo dice, ma ovviamente appena sono nati subito i fenomeni che non si erano mai occupati di come si smaltivano le auto piene d'olio, di rifiuti, eccetera, tutta una serie di strumenti che hanno fatto parte dell'era industriale e si sono svegliati sulle rinnovabili. Allora hanno cominciato a dire che i pannelli fotovoltaici non sono riciclabili. Ecco un pannello fotovoltaico, lo abbiamo separato, questa è la cella che è all'interno, lo potete vedere in maniera assolutamente tranquilla, è vetro, un filo di struttura la cella interna e poi c'è della plastica, della protezione di plastica. Ecco, tutto questo, il 97% di vetro più plastica e più la cella interna è assolutamente riciclabile e ormai assolutamente riciclato. Quando comprate un pannello fotovoltaico, automaticamente c'è compreso anche il suo smaltimento e la sua seconda vita. Quello che non vi hanno detto è che oggi durano anche 35-40 anni, cioè hanno raddoppiato la vita che si pensava avessero. Siamo qui in una casa che ha pannelli fotovoltaici da 16 anni, hanno ormai anche una produzione stabile. Ma ovviamente la domanda poi va avanti, ma come si ricicleranno le pale eoliche? Beh, le pale eoliche sono strutture a base in generale di cemento, di acciaio, ferro, strumenti, tutte cose che oggi sono completamente recuperabili e riciclabili, cioè tutto viene completamente riutilizzato e hanno una vita comunque anch'essi molto molto lunga. Come sapete, il cemento, quello armato, ha una vita intorno al secolo, quindi siamo di fronte a un'era delle energie rinnovabili che non ha immesso cose non riciclabili nel suo futuro, ma ha immesso cose che sono completamente riciclabili a se stesse. Ma l'esempio finale, quello più difficile, è pensare anche a quando quelli delle energie rinnovabili hanno pensato di usare il fuoco, che è la soluzione vecchia del fare energia, lo hanno fatto innovando. Oggi noi presentiamo, anzi ormai sono molti anni che lo presentiamo, questa cosa qui che vedete che si chiama biochar. Il biochar significa che noi siamo in condizioni di fare il fuoco con un altro sistema che si chiama una forma di pirolisi avanzata, cioè in sostanza separiamo la fiamma dalla base del cumulo e quello che ci avanza è biochar, che riutilizzeremo come ammendante o come, diciamo, concimante per l'agricoltura, e durerà
centinaia e centinaia di anni. Carbonio è la trasformazione della CO2 doveva andare in aria, invece l'abbiamo stoccata all'interno del carbonio. Insomma, ci sono decine di altri esempi, il biogas, il biometano con il digestato che risparmia di immettere metano nell'aria e consegna digestato per far crescere le piante. Anche l'idroelettrico, il mini idroelettrico oggi rispetta il minimo deflusso vitale e fa in modo che torrenti che una volta, che ora con i cambiamenti climatici starebbero secchi per mesi, invece consentono di avere quella minimo rilascio, minimo deflusso vitale per resistere anche nei mesi estivi. Le rinnovabili sono l'evoluzione che salva il nostro pianeta, ma non lo fa pensando solo a quello che produce, lo fa anche a come lo produce e a come viene composto. Non credete alle fake news e se siete appunto di quelli che hanno capito che per stare in questa società bisogna perlomeno riciclare, credo che finalmente sarete convinti e soddisfatti di diventare interamente rinnovabili. E ora l'appuntamento con l'autoproduzione a cura della nostra amica Lucia Cuffaro, scrittrice, divulgatrice e conduttrice televisiva, che oggi ci aiuta a scoprire come allungare il ciclo di vita di un'arancia. L'economia circolare in un'arancia. Beh, possiamo fare anche noi nel nostro piccolo tanto per ridurre i rifiuti, ma anche gli sprechi. Ad esempio comprando frutta e verdura, come le arance, solo da produttori etici, biologici e naturali, che evitano i pesticidi, anche in grandi quantità con i gruppi d'acquisto solidali, e poi conservarle in terrazzo o in balcone all'interno di una cassetta di legno per mesi. Beh, però una volta che abbiamo fatto una buonissima spremuta, ma soprattutto sana, possiamo riutilizzare la polpa e le scorze per creare un'autoproduzione divertentissima, ovvero un detersivo per i piatti totalmente naturale, per i piatti a mano, che si può addirittura usare per profumare la cucina. Come realizzare questa ricetta? Basta bollire per circa 20-25 minuti in un pentolino in acciaio con il coperchio sopra e le scorze e la parte della polpa che rimane delle due arance, aggiungere 200 ml di acqua di rubinetto e 100 g di sale. Trascorso il tempo dovremo semplicemente frullare e trasferire in un barattolo di vetro. Il prodotto si conserva per circa 2 mesi in frigorifero e si può usare appunto per lavare i piatti a mano. E invece cosa fare con le scorze? Beh, se le essicchiamo su un termosifone o con il residuo della cottura in forno, possiamo creare, semplicemente pestandole all'interno di un mortaio con tanta dedizione e divertimento, creare una polvere profumata da utilizzare con i dolci, quindi per insaporire torte e biscotti o per fare uno scrub. O anche sempre essiccare, magari se abbiamo tanta arancia, delle fettine sempre su un termosifone per creare, non so, un'ottima tisana, arancia e finocchio. Un'arancia e la sua economia circolare. Si conclude così questa terza edizione della nostra trasmissione. Grazie per essere stati con noi in queste settimane. Come sempre, se voleste approfondire questi temi, potete farlo sui nostri canali e leggendo gratuitamente online la rivista L'Ecofuturo Magazine. Arrivederci alla prossima edizione. E vi aspettiamo per incontrarci di persona fra pochi giorni, dal 13 al 17 luglio, per l'ottava edizione del Festival Ecofuturo, che si terrà, come sempre, al Fenice Green Energy Park di Padova. Buona sostenibilità a tutti!